más, baby. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Adalberto Manterni, presidente del gruppo sportivo Nuvolera, abbassa la bandierina e dà il via anche alla terza gara di giornata. Protagonisti gli atleti della categoria G3. I ragazzi della categoria G3 dovranno percorrere 5 giri del circuito di Calcinatello, che misura, ricordiamo, 1200 metri, quindi 6 km di gara per loro. Un circuito che non è completamente pianeggiante, presenta un leggero tratto in ascesa subito dopo una curva secca a metà circuito, quindi i ragazzi, se faranno un ritmo elevato, potranno rendere la corsa dura. È allungatissimo, sono una decina gli atleti che si trovano in questo momento al comando. Diciamo che il plotone praticamente è diviso in due grandi tronconi. Staremo a vedere se i 10 al comando riusciranno a mantenere queste posizioni o se verranno raggiunti dal resto del plotone. Al suono della campana, ultimi 1200 metri per questo atleta solo al comando. La maglia è verde nera, quella della Feralpi, e ha un bel vantaggio il ragazzo al comando, che ormai sta già gustando la vittoria. Al suo inseguimento un gruppetto di 5 atleti che si giocherà ormai la piazza d'onore. Sotto lo striscione d'arrivo si presenta, tra gli applausi del numeroso pubblico presente, Cristian Ghiroldi della Feralpi, che quest'oggi davvero ha compiuto una grandissima azione e ha meritato la vittoria finale. Dietro è volata per la piazza d'onore con Andrea Tetoldini, che precede Gabriele Montesini. La classifica: quinto Daniele Prandelli della Ronco, quarto Daniele Ronda della Guidizzolo, terzo Gabriele Montesin della Feralpi, secondo Andrea Tetoldini della Ronco e vincitore Cristian Ghiroldi della Feralpi. Tra le ragazze, terza Emma Cocca della Soprazocco, seconda Anita Mangeri della Ghedi Ciclismo e vincitrice Irene Pancheri della Otelli.